All'Entini oggi si è parlato di sprare e a relazionare su questo argomento, che oggi è di grande attualità, è stato l'onorevole Fausto Rampelli, capogruppo parlamentare di Fratelli d'Italia. Ecco, onorevole Rampelli, oggi si parla di sprare. Sprare sarebbe la nuova industria italiana. Sì, diciamo che non è un'industria esattamente virtuosa. Sappiamo che effettivamente esiste il problema anche del comitato d'affari che orbita intorno al circuito dell'accoglienza. La legge finanziaria di quest'anno prevede lo stanziamento di 5 miliardi di euro, questa è una cifra che solitamente in epoca di ordinaria amministrazione copre un'intera legge finanziaria dello Stato. Invece i 5 miliardi servono solo ad alimentare il circuito dell'accoglienza. Quindi c'è un business che ruota intorno ai flussi migratori che viene intercettato e gestito, guarda caso, dalle cooperative rosse e dalle cooperative bianche, a discapito non solo dei cittadini italiani, delle città italiane che si trovano in una situazione di enorme difficoltà, ma anche a discapito degli immigrati stessi, perché voglio ricordare che un principio di solidarietà si fonda innanzitutto sulla salvaguardia della vita umana, almeno a casa nostra. Nella civiltà occidentale, fondata anche grazie alle antiche popolazioni italiche, la vita è sacra, la vita è sacra. 14 persone al giorno muoiono nella traversata tra le coste libiche e le coste del sud Italia, in particolare della Sicilia. Se questo è il prezzo che bisogna pagare, significa che i 5 miliardi in parte sono gettati letteralmente al vento perché non intervengono su questo dramma, su questa tragedia delle morti di disperati e di innocenti. Quindi che cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna fare il blocco navale, quindi bloccare all'origine, di fronte alle coste nordafricane, il fenomeno dei traghettamenti della morte fatto dagli scafisti. Sarebbe anche preferibile che il mondo occidentale, Italia in testa, riuscisse a stroncare le gambe ai trafficanti di uomini, che sono le persone più ricche del continente africano. Siamo riusciti a farlo nei confronti di pericolosi criminali come Saddam Hussein e Osama Bin Laden. Non credo che possa essere così complicato farlo nei confronti di 100 cialtroni che si arricchiscono sfruttando la disperazione. Poi vanno collocati sempre sulle coste del Nord Africa, possibilmente con accordi internazionali, accordi bilaterali, dei centri per recepire lì le domande di protezione internazionale, quindi la richiesta di essere riconosciuti nel proprio status di profugo, in modo tale che una volta che è stabilito che esistono dei profughi che fuggono effettivamente da guerre e persecuzioni, ovviamente a cominciare dalle donne e dai bambini che sono le persone che maggiormente devono essere tutelate, si possano ordinatamente, con la collaborazione di tutti gli stati che in questo caso sarebbero disponibili, trasferire nelle varie nazioni europee e occidentali, tutte quelle che sono il 99% che sottoscrivono accordi per la protezione appunto dei profughi. In più, l'ultimo aspetto, che non è certamente l'ultimo, dobbiamo chiederci: questi 5 miliardi che noi abbiamo stanziato in finanziaria, 4 miliardi e 600 milioni spesi nello scorso anno, nella precedente finanziaria dello Stato, se li trasferissimo invece che farli gestire alle cooperative rosse e bianche qui in Italia, in Africa, quante persone sfamerebbero? Di più o di meno? Di più o di meno? Quante infrastrutture potremmo realizzare? Quanto bene potremmo fare? Cioè, lei dice risolvere il problema alla base. È evidente, perché noi non siamo nelle condizioni di ospitare i 20 milioni di immigrati che domani mattina vorrebbero trasferirsi dall'Africa in Italia o attraverso la porta dell'Italia in Europa e in Occidente. Non abbiamo questa possibilità, lo sanno tutti, anche i sassi. Quindi perché la sinistra che sta al governo fa finta di non saperlo? 20 milioni di africani vorrebbero arrivare in Italia, li possiamo ospitare? No. Quindi non è questa la soluzione al problema. Se vogliamo prendere un po' dei nostri soldi, ce ne abbiamo anche un po' pochi perché come è noto abbiamo un debito pubblico stratosferico con cui dobbiamo fare i conti, ma è nostro dovere fare anche beneficenza. Se vogliamo fare beneficenza, una parte dei nostri quattrini devono andare in Africa e devono sostenere e aiutare le popolazioni in difficoltà in Africa. Una volta che abbiamo capito, perché questa ormai è una notizia ufficiale, che non ci sono persone che fuggono da guerre e persecuzioni, ma ci sono persone che fuggono dalla fame, dalla disperazione, dalla mancanza di cure, dalla mancanza di ospedali, dalla mancanza di medicinali, e
queste persone non possiamo portarle qui e sfamarle qui e curarle qui e farle assistere dai nostri ospedali, dalla nostra struttura sanitaria. Dobbiamo creare gli ospedali lì, portare i medicinali lì, portare il cibo lì. Oltretutto riusciremo appunto, con i soldi che abbiamo messo a disposizione, a essere più capienti, a dare risposta a un numero molto, ma molto maggiore di persone. E questo dice, per i giovani italiani i soldi non ce n'è, per gli immigrati ci sono. E questo è l'altro aspetto che veramente ci crea disagio anche soltanto a parlarne. Noi abbiamo 500.000 ragazzi che dall'Italia, prevalentemente dal sud, ma non soltanto dal sud, se ne vanno al di fuori dei confini nazionali, esattamente come è capitato di fare ai nostri nonni e bisnonni nei decenni trascorsi. Sono i nuovi emigranti, quindi è assurdo, ma è il fenomeno con cui ci troviamo ad avere a che fare in questo nostro tempo. Abbiamo gli immigrati che arrivano, li assistiamo con 37 euro al giorno se sono adulti, 70 euro al giorno se sono minori, ma questi quattrini non vengono destinati, non sono mai stati destinati a giovani o comunque meno giovani, inoccupati, disoccupati, persone che sono state catapultate al di fuori della catena produttiva e che sono appunto disperate. Non abbiamo avuto l'accortezza, il desiderio di aiutare quegli italiani che comunque hanno costruito con i propri sacrifici il nostro stato sociale. Noi abbiamo uno stato sociale e lo facciamo utilizzare dagli stranieri, mandando via gli italiani, perché agli italiani non diamo la possibilità di accedere ai servizi e a tutte le procedure previste per contenere l'indigenza.